Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcherot, ben trovati in The Binding of Isaac Afterbirth. Mi è partita completamente la voce. Già adesso siamo messi alla grandissima. Facciamo un po', andiamo un po' avanti. Allora, vediamo un po'. Non voglio fare Lilith, voglio fare qualcosa che mi permetta di riallenarmi un pelo. Ma sì, dai. Dai, ok, va bene. Va bene, così almeno la doppia uscita, volendo. Posso avere progresso da tutte e due le parti. Chissà come si gioca questo gioco. Chissà. Nonostante le 200-300 puntate, è un po' che non lo faccio al di fuori dei lunedì. Quindi, detta così. Sì. Detta così non suona benissimo, ma va bene. Comunque, dicevamo, sto avendo un po' di problemi al PC. Io spero che questa puntata non vada a sfociare nel delirio. Spero vivamente. Lo spero tantissimo, ma proprio tanto, 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 tanto. Spero che regga la CPU, che vada tutto bene. E al massimo me lo direte voi nei commenti se c'è qualcosa che non torna. Proviamola subito, va? Ma perché non volersi male così? Immediatamente. Quella bomba la posso recuperare. Sì, lo so, che posso fare un 2x1, ma volevo vedere se c'era la possibilità di fare qualcosa di più furbo. Ma a quanto pare non pe... Au. Au. Oh, allora. A quanto pare no, quindi va bene. Facciamo così, non importa. Opla. Un'altra bomba, toh. Una bomba per due, la usiamo già adesso? Ma sì, facciamolo già adesso, dai. Opla. Finiamo un po' il piano, anche perché ho bisogno di un cuore, mi sa. Temo di avere bisogno di un cuoricino. Già ora, perché sono un piccio. Bisogna vedere che cosa c'è. Di sicuro non ci sarà niente di così pericoloso da dire. Oh, mamma mia, potrei morire al primo piano. Però, se trovassi un cuoricino, infatti l'ho trovato. E tra l'altro la stanza degli oggetti sarebbe caruccio trovare. Ah, ciao. Credevo di passare dall'altra parte, ma invece no. Quindi dicevo che il computer sta abbandonandoci. Quindi probabilmente farò in questo weekend una bella catena di registrazioni di un sacco di fuffa, ma un sacchissimo. Tra le puntate, tra un paio di puntate magari di The Binding of Isaac, anche di più magari, tra Enter the Gungeon se non esplode, quello forse è già un po' meno probabile in questo caso. Non so perché ho scoppiato la cacca arcobaleno, era meglio non farlo, vabbè, fa lo stesso. E queste cose qua, e anche naturalmente Don't Starve, che sicuramente dovrebbe funzionare senza grossi problemi, quindi ne registrerò tipo 35, una roba del genere. E tutte queste cose qua per poter mandare poi in riparazione il computer qualora riuscisse a trovare un'anima pia che mi ripara il computer a fine luglio, ma sono fiducioso di ciò, che ci possa essere un povero pazzo che mi concede la riparazione del computer, ovviamente. Ok, dov'è la stanza degli oggetti? Oh, buongiorno, finalmente dammi una gioia. Sì. Non è male. Potevo chiedere di meglio sicuramente, ma non così tanto di meglio, dai. Ci può stare. 8,40 tra l'altro di danno a livello massimo di larghezza di lacrime. Ma perché non farlo già? Ah, perché? Per questo motivo. Vabbè, dai, te. Prendi sta baccata da queste 4 monete. E ci prendiamo il power pill e ce lo portiamo dal boss, tra l'altro. Perché non prendere anche il cuore? Vorrei mica tornare indietro. Appunto. Allora, su di qua era, no? Era su di qua, no? Che bello, le prime 6 ore di gioco, come al solito. Ma sì, perché no? Diamocelo due facciate. Opla, ok, posto. Ora mi sto preoccupando più di questi che di mostro in sé per sé, ovviamente, come sempre.
e via. Ok, finito. Primo, ok, c'è anche la frequenza di sparo. Ah no, la velocità di sparo, quindi non è, non aumenta, è vero, non mi aumenta la frequenza di sparo. E possiamo andare giù, via, dai. Dicevo, proverò a fare anche un po' due daily. Ma sì, perché no, vi riempirò un po' di fuffa, anzi farò quasi più puntate di ora che sono in po' difficoltà che prima quando potevo. Non ho avuto, ecco, in questa serie ho un po' più di tempo per parlare con voi. Intanto vi do due comunicazioni. Il motivo per cui non ho registrato tantissimo in questi giorni, avete visto anche tante in questi giorni, porca miseria, in queste ultime settimane, è un piccolissimo problema di salute che spero piccolissimo, poteva non essere proprio piccolissimo, ma vabbè, che spero si risolva a breve, perché mi sta un po' scocciando. Abbiamo visto che non è epatite cronica, e questo va bene, questo è un bene, molto un bene. Però non si riesce ancora a capire cosa sia. Comunque, a quanto pare, non è niente di estremamente grave. Fosse stata epatite cronica, sarebbero stati bei cazzi. Grandi cazzi. Bei e grandi. Belli, grandi, enormi cazzi. E invece no, fortunatamente no. Bisogna ancora vedere cosa sono, ma questo non mi permette di registrare, nel senso che mi sfibra. Sono completamente senza forze a un certo punto della giornata. E quindi no, scusate, ma ogni tanto non riesco. Quindi se avete visto nelle ultime due settimane, tre settimane, un giorno in cui c'è soltanto la replica di Dead Rising, ad esempio, ecco, sapete perché. Perché in quel momento della giornata non ero in condizione di intendere di volere. Quindi ho detto, facciamo la cosa che mi provoca meno fatica, prendiamo una registrazione e la puppiamo dentro il canale. Purtroppo è così. Spero che piano piano le cose stiano passando. Ogni volta ce n'è una nuova, non riesco mai a essere tranquillo. Succede. Purtroppo succede. Ma a parte quello, comunque, il computer è rotto. Bene, no? Tutto a posto. Mi sembra tutto a posto. No, scherzo. No, assolutamente. Assolutamente. Scoppia qua. Bravissimo. Quindi vi farò vedere un po' di cose, dai, vi metterò un po' di Don't Starve, visto che vi piace, io veramente, cioè, non posso credere ogni volta che vedo le views di Don't Starve, veramente, non ci posso credere. Dovrei diventare uno youtuber di Don't Starve, dovrei diventarlo, veramente, non sto scherzando tra l'altro, dovrei diventarlo veramente, visto le views che fa, che sono le views più alte di tutti. Ma per un gioco così di nicchia penso di star facendo mamma mia le views della vita. E io quasi, visto che abbiamo già perso tempo, perdiamolo del tutto, no? Giusto? Intanto non è quella run che ti fa capire che sei diretto per il treno per come si chiama? Per Ash. Quindi direi che si può andare anche a vedere qua dentro cosa c'è, tipo un bercano che non mi serve assolutamente a nulla, ma va bene, ho perso un cuore così. Ma potrebbe essere un bel treno per Mega Satana, direi. Potrebbe essere un bel treno per Mega Satana. Eccolo qua, mi sembrava strano che non lo trovassi. E perché non farlo dopo? Il bercano lo usiamo quando ho battuto questi. Sarebbe uno spreco adesso. Ok, prego Bercano. Mi di una mano, Bercano. Arca vacca, mi sono distratto. Mi sono avvicinato troppo più che distratto, diciamo. Ok, perfetto, dai. È stata buona, questo è un damage up, quindi benissimo. E Krampus? Fortunatamente abbiamo tanto danno. Abbiamo tanto danno e mi devo preoccupare un attimo di questo. Ora, perfetto, ora posso preoccuparmi anche del resto. C'è questa catena di teschi che mi scoccia. Mi sono spostato male. Tra l'altro vorrei tenermi quel cuore nero. Quel cuore, sì, volevo dire quel cuore spirituale magari. Ok,
Col cuore eterno, ce l'ho fatta, eh? Ce l'ho fatta. Passage. Oppure la credit card, ma senza ombra di dubbio la credit card, direi. Prendiamo questo perché intanto non mi comporta il... come si chiama? Non mi comporta l'utilizzo di oggetti della... Devil Room. C'è dell'altro da vedere. Tipo che qua ci potrebbe essere una stanza segreta, anzi sicuramente c'è una stanza segreta perché abbiamo visto che nell'altro buco non c'era. E visto che non mi interessi, scopriamo tutto. Ce la faccio a scoppiare tutto? Sì, ce l'ho fatta. Perfetto. Andiamo giù. Ok. Mamma mia, il caldo. Io spero che non si senta come l'altra volta, ho detto. Spero che non si senta il ventilatore. Mi avete confermato che nella puntata di Enter the Gungeon non si sentiva il ventilatore. Spero che anche stavolta con l'audio che è un pochino più basso, l'audio di Enter the Gungeon è un pochino più cacciarone di The Binding of Isaac, quindi forse si potrebbe sentire in alcuni momenti di silenzio. Temperance, ma io la caccio qua, poi ne parliamo, ok? Vorrei usare la credit card. Wow. Vorrei usare la credit card nella stanza del demonio. Del patto del demonio, perché se ne vale la pena, perché se non ne vale la pena no. Però, perché come sapete ormai è la mia unica soluzione per andare a fare Mega Satana è tramite facciate multiple alla stanza del sacrificio, perché abbiamo capito che intanto non ne vale la pena andare a rifiutare patti con l'angelo ripetuti se poi quando arrivi a Mega Satana, se ci arrivi, sei sottodimensionato e fai anche un pochino le puzze. Non è il caso, quindi diciamo così. Cioè, prendiamo bene comoda, tanto a voi piacciono le mie puntate OCD dure, nel quale spacco tutto, nel quale dialogo con voi, nel quale mi faccio due chiacchiere. Se avete dei temi anche di cui parlare, io parlo volentieri con voi anche di vita, morte e miracoli di Padre Pio, se vuole, no, scherzo. Di Pokémon Go, ecco, parliamo di Pokémon Go. Team giallo forever. Lo so che siamo la squadra speciale della... La squadra speciale, cioè speciale nel senso di un pochino con i cromosomi un po' aggiustati, un po' strano del mondo di Pokémon Go, ma di questi deficienti che riescono a trovare anche, riescono a fare odio razziale anche in giochi come questo, mi stanno veramente sulle balle, non li sopporto. E questo è sicuramente meglio dell'altro. Cosa c'è di bello? Det. Ci portiamo Det un attimo dietro, giusto per spregio verso il prossimo. Ok, torniamo a prenderci la carta. Nella mia zona c'è un posto che è imbriccatissimo, che è tipo a 10 metri da me, tecnicamente in linea d'aria, ma è praticamente a 15 minuti di cammino, cioè veramente è a fianco. È a fianco a me. Cioè io adesso dove sono seduto io, in linea d'aria potrei fare 20-25 passi, forse un po' di più, non esageriamo, 50 pa 40 passi, 40 passi forse sono già tanti, e arrivare al punto dove c'è la palestra. Soltanto che, oh porca miseria, nope, soltanto che, come sapete, Genova è una, come sapete, come vi abbiamo ripetuto più e più volte durante questi anni, Genova è fatta non male, è fatta malissimo. E quindi per andare a recuperare quel posto, perché ho preso? No, perché non voglio usare la credit card adesso, è vero. E quindi per andare in quel posto, perché se suona brutta così, ma state con me, per andare in quel posto devo scendere giù per tutta la discesa della mia via principale, sono a traversa della mia via principale e scendere giù per tutta questa via principale che è tipo pendenza, nonostante sia vicina al centro, sia piuttosto vicina al centro, non è tanto lontano dal centro, è tipo pendenza 15%, 15%, sì, direi 15% ci sta. E poi
fare una curvetta, infilarmi in una cosiddetta creusa, sono praticamente delle stradine imbriccate fatte di mattoni molto vecchie, molto antiche, molto fighe. In salita pendenza 25%, sicuramente di più di quella che devo scendere. E poi dopo un buon 5 minuti di cammino riesco ad arrivare al punto dove c'è la palestra. Ecco, in realtà se vedete il disegno, in realtà vedete che la palestra è un'ondata. Ecco, sapete che Pokémon Go fa tipo radar, no? Tipo un'ondata di radar in più di dove sono io. Ecco, quindi potete capire il disagio, il grosso disagio che mi comporta il non poter entrare nella palestra. Oh, buongiorno. Buona idea. Ed è di solito è il mio fortino, è il nostro fortino, il fortino giallo. E ogni tanto ci arrivano due o tre pazzi in blu che fanno proprio spedizione punitiva, proprio partono da casa con col pranzo al sacco. E perché solo così puoi arrivarci se sei a un pochino più di distanza di quella che ho io di norma. Partono col pranzo al sacco e incominciano a conquistare palestre, e soprattutto quella che si chiama Salita Angeli. Ci vuole un viaggettino, devi prenderti ferie se sei un lavoratore. Arrivano lì, perfetto, si prendono qualcosa, mettono i loro Pokémon di livello 1200 e poi probabilmente lì, in quella via, c'è un coacervo di Pokémon trainer gialli e quindi dopo tipo 15 minuti la palestra torna gialla. In un modo o nell'altro la palestra torna gialla. E il resto è sempre tutto blu, direi che sono... il colore blu è il colore... Ecco il dolore dominante della mia zona di Genova. Non so se da voi ci sono proprio de de delle riunioni. Io so che ad esempio Norrotus Games, tipo è blu, se non mi ricordo male, è tipo in un gruppo di Telegram addirittura della Liguria di Pokémon Trainer blu, cioè per dire come stiamo messi. E poi ogni volta che mi vede giocare mi dice: ma devi finirla, devi piantarla. Però lui è peggio di me in realtà, non so sappiatelo. E sono a livello 13, 12, 12, aia, stupido me. E sono a livello 12 se non mi sbaglio. Sì, nonostante l'abbia preso dal primo giorno di beta addirittura, sono a livello 12, ma perché? Tra lavoro, palestra e cose varie, non sono mai riuscito a fare tantissimo. In più, ogni volta che io prendo, dico: vabbè, dai, ne approfitto. Intanto che vado a fare palestra, mi faccio due giri in più, così almeno faccio anche un po' di cardio. Vado su nei bricchi, come che c'è praticamente quelli vicini a casa mia che vi ho appena menzionato. In quel momento, Pokémon Go ha dei problemi di server. E quindi spesso non riesco neanche a far livellare la roba. In più non ho tutti questi amici del mondo che mi prendono, mi mettono in un Pokéstop, mi mettono l'esca e tutti possiamo pescare Pokémon tutti insieme appassionatamente. Quindi sono anche un po' sfigatino da quel punto di vista, quindi non posso livellare. Perché non fare... Aspettate, eh? Oh, lunga! Eh sì. Era un po' lunga quella bomba. No, corta! E vabbè, allora ditela, eh. Ditelo. Questa è giusta invece. Ok. Ho sprecato tre bombe per fare sta cosa, per una chiave tra l'altro. Ah no, però per un cuore spirituale anche. Qua ci sarà la stanza segreta numero 1. Nope. Ok. Tutto a posto. Come se. Come se. E quindi devo migliorare. Non mi piace la cosa di Pokémon Go che i livelli dei tuoi Pokémon hanno un cap ogni volta che aumenta, ogni volta che aumenti di livello. Quindi ci sono le persone sfigatissime che magari non possono e
e hanno dei Pokémon che possono arrivare tipo a livello 500, quando in giro ci sono dei Pokémon di livello 2250 milioni e si attaccano. Fondamentalmente si attaccano, non è che puoi fare molto altro. Comunque, questo è il mio rant di Pokémon Go. Odio Pokémon. No, non è vero. Ho anche la palestra in cui vado a fare pesi e cose varie, perché sto mettendomi in forma e penso di non poterlo fare grazie a questa malattia, tra l'altro, però continuerò a farlo comunque, me ne sbatterò le scatole altamente, probabilmente, quasi sicuramente. E ho una palestra a scuola, ho una palestra Pokémon a scuola, devo andare a vedere se è ancora stata presa, perché è ancora più imbricata di dove sono io in realtà. Ancora più un casino. Quindi penso, secondo me, a meno che non ci siano stati qualche ci sia stato qualche pazzo squilibrato che ha deciso di fare di nuovo trekking, non credo che ci sia qualcuno che l'ha presa. Allora, ho guardato tutto, 5 bombe. Possiamo andare a vedere un attimo nella stanza, se c'è la stanza numero 1 qui o qui. No, non qui. Qui o qui. Mi sono fiducioso per la destra. No, era a sinistra. Va bene. Ah, poi altra cosa, non riesco a capire perché giocando a qualsiasi genere, buongiorno, a qualsiasi genere di gioco io abbia questo piccolo problema che mi si addormenta al braccio. Ma va bene, tutto a posto, eh. Missing no. Yeah, cosa ho? E fu così che il gioco andò completamente a bagasce. Non abbiamo più niente di quello che avevamo prima e abbiamo 19 minuti, quindi niente patto. Però se avessi gli oggetti dell'esistenza al prossimo piano, potrebbe essere se riesco ad andare a fare Ash. Ma chi lo sa? Quindi raccogliere oggetti in giro è completamente inutile a questo punto. Quindi quasi quasi è quasi utile, arriva a essere quasi utile l'utilizzo dei patti con l'angelo, perché sapete, tanto non serve a niente il patto col diavolo, mi fa perdere soltanto dei cuori e poi l'oggetto non mi rimane, quindi, ma sì, perché no? Dai, proviamoci. Però a questo punto io potrei andare a prendere con credit card un po' di oggetti nel negozio, in modo se ci sono delle passive, ovviamente. Solo se ci sono delle passive. Se ci sono delle passive nel negozio, posso andare a prendere delle passive in modo che così mi rirolli le due passive e avere qualche passiva in più da rirollare. Ok, questa è una passiva e quindi volentieri. Volentieri, ripeto. Ok. E qua cosa c'è? È un'altra passiva, quindi va bene, nel senso, c'è problema. E a questo punto, già che ci siamo, perché no? Perché no? Prenderò una caterva di botte, ma non importa. Ho rischiato di corrergli in faccia. Dai su. Dai su, dai su, dai su. No! No, sono stupido, è vero, Euriele. Ah, maledizione a me. I'm so stupid. Ok, tutto a posto. Sto bene, ho perso solo mezzo cuore. Dai, dai, non importa. Poi questo è confuso, va bene così. Bomba, ok. Questo, ok. Io ho una facciata, questa me la sento. No, niente. Ok, andiamo su. Andiamo a vedere se c'è. Buongiorno. Questa è una power pill, abbiamo detto. Questa è la credit card. Andiamo a vedere nel negozio se c'è qualcosa, qualche attiva. Se ci fossero due attive sarebbe fantastico. Non mi ricordo perché probabilmente ho già pescato qualcosa lì dentro. Oh, mamma mia. Ho già pescato qualcosa, vero? Yay. Ah no, c'era. Ecco, è vero, è vero. C'era grid. Occhio a questo. Vabbè, vediamo nel prossimo negozio. Non importa, non è che scappa, la credit card. Opla. Questa non posso andarla a recuperare. Va bene, via. Ah, il braccino, il braccino. Spero che non si veda troppo il verde dell'item tracker, perché ho dovuto, una delle varie cose divertenti del mio, tanto
Ok, va bene, ci sto. E una delle cose varie divertenti dei problemi che ho avuto al computer è stato un restart micidiale che mi ha corrotto buona parte delle cose che avevo nel mio PC. E quindi bene, quindi molto bene. E quindi ho dovuto ricaricare tutto in allegria. E chi cavolo lo sa quanto ho dentro? Non so se mi conviene, non voglio rischiare, vai. Ciao. Adios. Quindi non so, potrebbe essere corrotto The Binding of Isaac che a un certo punto, tipo al quarto quadro, andare a bagasce tutto, non credo succederà, non credo, però non si sa mai. L'ha fatto giocando a Necropolis, non so se è colpa del CPU o cosa va. A proposito, tra l'altro, stanno continuando a giocare quei due maledetti Diedo e Zetto senza di me. E io gli ho già detto che bastano che non regi, che non registro, che non faccio la live sul gioco. In realtà io posso. Oh, fico, due, perfetto. E io in realtà posso registrare il gioco. Posso registrare e posso anche partecipare alle live degli altri. Quindi fate una cosa, sia nei video di Edo, sia nei video di Zetto, scrivete "è un Mac complotto". Hashtag è un Mac complotto. Continuate a scriverlo proprio. Distruggeteli. Distruggeteli di commenti con scritto "è un Mac complotto". È un Mac complotto. Tutti. Così almeno facciamo capire chi è che comanda. Allora, feromoni no. Bombsar Key non ha senso. Al momento Telepills potrebbe servirmi poi in futuro. Ok, via. Quindi scrivete nei commenti "è un Mac complotto". Vogliono escludermi dalle loro live, maledetti. Allora, questo è Necropolis 1. Andiamo a cercare la stanza degli oggetti in modo da avere almeno un'altra passiva da poter utilizzare. Bastardo. He deflected my shot. Ma sì, tanto nel dubbio. Qui, preso in pieno. Preso in pieno, vabbè, lo stesso. Non importa. Anche questo. Quindi hashtag è un Mac complotto. Ok, voglio vedere cosa succede. Smobilitiamo YouTube Italia. No, anche no, va bene così. Mi basta che rompiate le balle. Allora, oh, buongiorno. Mi serve a poco al momento, però è nel futuro, ma va bene così. Divertiamoci, andiamo sotto e divertiamoci un po' con questa configurazione, dai, tanto. Buongiorno a tutti. Aspetta un attimo, arrivo un attimo, mi concentro sui fuochi e poi finisco di parlare. Ah, maledetto infame. Hopla. Ah, ecco, a proposito, vi posso fare un po' di shameless promotion. Se qualcuno di voi è appassionato di wrestling, ho aperto anche un canale. Ho aperto insieme ad altri tre mentecattoni, che sono Ace the Brave, Larus ed Edo, della mente di Edux. Non so se lo conoscete, uno di quelli a cui dovete scrivere "è un Mac complotto" sui commenti, ricordo, tra l'altro. C'è un canale di nuovo canale di wrestling, parlerà tipo di base sarà un podcast che dovrebbe essere bisettimanale, boh, vedremo come si svilupperà la cosa. E avrà una puntata già questa settimana, probabilmente domenica, dovrebbe uscire domenica, ma non ve lo posso confermare al momento. Vi posso dire però che lo registreremo a brevissimo. Abbiamo già una puntata pilota che potete trovare su SoundCloud, SoundCloud, il canale si chiama The Vacant Guys. Se andate a cercare c'è già la puntata 0, che è la puntata pre-draft. E quindi se volete sentire cosa ne pensavamo noi nel pre-draft e di anche alcune cose come The Final Deletion.
la follia dei fratelli Hardy e un po' anche della questione Roman Reigns e della questione CWC, Cruiserweight Classics. Potete andare a vedere, andare a sentire quelle 2 ore di podcast. Se vi giuriamo che durerà un'ora e mezza, un'ora, le altre volte cercheremo di stare dentro i termini della sopportazione umana. State tranquilline, è stato un caso. Diciamo che è stata una prova per vedere di trovare i tempi, di trovare un po' i ritmi, diciamo. È stato un test, una puntata pilota, se volete sentirla. È su SoundCloud, il canale è The Vacant Guys, The Vacant Guys, The Vacant Guys, e c'è il canale YouTube che non è ancora è funzionante, non so se il link è ancora è fattibile, si chiama The Vacant Guys Wrestling Italia. Ci sono già una centinaia di iscritti, se non sbaglio, tra l'altro. Quindi se volete entrare a far parte della grande famiglia degli amanti di Vacant, lì dentro capirete di che cosa stiamo parlando, siete benvenuti, e dite che vi ha mandato Mac. Farò un video probabilmente anche su ciò per spiegare un pochino che cosa andremo a fare, che cos'è e fare un po' di promozione sensata alla bisogna. Allora, quindi se vi siete appassionati di wrestling, The Vacant Guys Wrestling Italia. Wink wink. Sì, ecco, non mi ricordavo cosa dicevo quando facevo Shameless Promotion. Allora, qua abbiamo finito il piano. Sì, non so quanti cuori ho, quanti spirituali, cuori spirituali ho perché non ho tenuto il conto. Però io quasi quasi una facciatina dentro ce la do. Perché no, dai. Non posso non avere cuori spirituali, almeno 2 cuori spirituali. Non ci credo. Non è possibile. Nel dubbio, faccio anche così, così almeno. No, non potevo essere in regime di cuori rossi perché non mi prendeva l'affare, quindi è evidente che non fosse così. Allora, andiamo dentro. Cosa c'è di bello? Una cassa, 2 casse. Oh, buongiorno, Gappy Scholar. Un terzo Guppy, forse. È un terzo Guppy. Fatemi vedere il item tracker se c'è un oggetto di Guppy nel mezzo. Oh, no, è un terzo Guppy. Anche perché me lo dice poi nell'item tracker quanti oggetti di Guppy ho preso, anche se al momento no. Ok, abbiamo finito. Dovremmo aver finito con questo. Ok. Ah, mi ha fregato. Altra carta che è Strength, non mi interessa. Via, andiamo. Ora possiamo andare su. Questo non me lo fa prendere? No, perché è ancora dietro è dietro la gabbia. Rompiamo questo. Perché no? 2 soldini. Metti caso che mi esce Money Equal Power. Oh, lunedì mi è uscito Money Equal Power, incredibile. Credo che mi sia uscito 2 volte in tutta la mia carriera di Rebirth e Afterbirth. Ed è uscito, incredibile. E tra l'altro mi è uscito nel momento in cui avevo 99 monete, quindi è stato anche utile stavolta. Molto bene. Non so come mai Money Equal Power sia diventato forse uno degli oggetti più rari della storia di The Binding of Isaac. Ah, è vero, c'ho il Gold Touch. Molto bene, buono a sapersi. Questo lo prendo volentierissimo perché è un'attiva. Ce ne andiamo? Ho 13 bombe, perché non andare a sprecare del tempo e della vita alla ricerca di stanze del sacrificio, stanze del patto col diavolo. No, stanze segrete numero 1. Ce l'ho fatta, visto? In un quarto d'ora sono riuscito a dirvi quello che volevo dirvi. Questa è la stanza che mi interessava. No, 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 no. Ok. Scopriamo tutto nel dubbio. Me le dai 2 monetine? No, mi ha dato 2 ragnetti. E la stanza segreta numero 2, che tra l'altro non riesco, non mi ricordo mai di controllare. Non so perché non lo faccia mai. È abbastanza pacifico dove possa essere. O è qua. O è qua, vedi? Visto? È qua.
avevo detto che era qua. Invece, e tra l'altro c'è anche un sacco di cose fighe in questo caso, perché ci fosse Gera, ecco appunto, dicevamo, ci sono un tot di Gera, c'è Pertro, c'è Algiz, stanza segreta, botola segreta, no. Ok, ci portiamo dietro Gera? Direi di sì, ci portiamo dietro Gera, va bene, go go go. Sì, portiamoci dietro Gera, dai. Se ci fosse un'altra carta, no, se ci fosse un'altra carta, se mi uscisse un'altra carta del tipo the Emperor, qualcosa che mi permetta di uscire dalle balle dalla stanza segreta, Belzebub sono diventato. Oh, no, you didn't, non mi dire che fa. Oh, no. Ai, oserei dire. Tra l'altro Epifora, vedo che c'è anche Epifora e non mi servirà niente perché sono già al rate massimo praticamente. Però c'è il cuore, c'è coso, c'è Daddy Longlegs. Ho un pochino di danno però è arrivato dopo. Eh no, è arrivato prima di Soy Milk, quindi niente danno, arrivederci. E poi cosa c'è? Il lardo, però sono veloce, no, sono lento come la. Dovevo uscire per primo Soy Milk, che poi tutti i bonus erano utili all'umanità. Però vabbè, c'ho Daddy Longlegs che mi aiuta. Tra l'altro non è che non faccio danno, eh. Sì, non faccio danno. Mi correggo subito. Non faccio danno. Fortunatamente Daddy mi aiuta. Daddy, help me. Ah, ma non è morto quello? Ero convinto fosse morto. Perché non è morto? Ah, perché l'avevo solo rimpicciolito. Non mi ero che accorto che l'avevo rimpicciolito. Va bene. Ah! Oh. A volo, è vero, sono Belzebub. Non mi ricordavo. Bastarda sta stanza. Se non ti accorgi dove, cosa sta succedendo. Non mi ricordo di averla mai vista. È un po' da figlio della merda quella stanza, eh? Sì. Mi devo ricordare che se rimpicciolisco un mostro ci posso salire sopra per ucciderlo. Chiave, quindi oggettistica che è Lilont, che è una passiva. Quindi almeno possiamo rirollare anche questo al prossimo piano. Non mi piace, devo dirlo, non mi piace questa combinazione di lacrime. No, proprio no. Ciao, non l'ho preso. Ok, l'ho preso. E su di qua, dai su. Tutti posso salirci sopra, proprio in tutti, vero? Non sono convinto. Un'altra passiva, yay! A proposito, carte. Strength, ok, non mi interessa. Carta, 12 clubs, mob. Ok, entriamo nell'arcade, tanto siamo ricchi. Ok. Non voglio rischiare a fare la vaccata del millennio. Andiamo prima a battere quello che dobbiamo battere. Poi semmai qua ci giochiamo un pochino dopo, eh? Cosa dite? Qua io ce la butto una. Un dubbietto. Ok, d'accordo. Devo anche cominciare a vedere vedere per le stanze del. No, non posso batterlo questo, vero? Vedere per le stanze del sacrificio, perché ci stiamo avvicinando alla fine del gioco e non vorrei che poi mi fregasse. Non trovassi niente e poi rimanessi completamente fregato. Non vorrei. Mi piacerebbe no. Stanza del negozio. Perché sto raccogliendo monete? Ok. Questa è una passiva. Anche questa è una passiva. Ok. 69 monete! Non raccogliamo niente. No, non è vero. Raccogliamo perché ci serve. Perché no? Visto? Oh no! Ho usato Telepill? Volevo usare questo. Da dove mi è uscito Telepill? Vabbè, non importa. Perché ci facciamo domande. Va bene così. Ciao doppio Pippolo, non mi ricordo. Non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo come si chiama.
Cos'era sto rumore? Ah, è questo grosso probabilmente che mi ha... Ho preso, ok, ho preso in tempo. Questa è, abbiamo detto, Dank Devs 2, quindi è il momento di andare a cercare una carta che mi permetta di uscire da mamma. Sì, decisamente. Decisamente, voglio arrivare a prendere... No, però con Gera potrei anche arrivare a fare il giochino e riuscire a trovare una... trovare un Dead Ski, però non... è un po' rischiosa come tattica. Vediamo un po' giusto cosa passa al convento di qua e poi vediamo un po' cosa fare. Qua ci sono un sacco... Che cacchio? Cosa è successo? Cosa mi ha fatto spingere? Vabbè, non importa. Un cuoricino spirituale che al momento non mi serve, però mi servirà più avanti, perché adesso andiamo dentro anche alla stanza del sacrificio. Vediamo cosa c'è. Buongiorno. Pipipipiu. No, peccato. Ah! Peccato perché... Peccato tutto petto. Allora, fatemi un attimo vedere Pandora's Box. Qua, Depth 2, sono 20 monete. Sono 20 monete. Cosa me ne faccio? Ma non posso portarmelo giù. Vabbè, facciamo così, guarda. Ci riportiamo questo indietro. Prendiamo mezzo danno e due monete. Non si sa mai. Le teniamo lì per i momenti di carestia, poi potrebbe essere utile. Tanto portarmela dietro non mi serve perché devo continuare a rirollare. Ah, c'è un Joker. Fico. Volentieri. Volentierissimo. Tutum! Non che mi serva adesso, nel senso, praticamente me lo gioco così, me lo sono giocato, perché intanto lo rirollo a breve, però intanto, comunque, mi posso fare una mamma in tranquillità. Detto così è bruttissimo! Oh mamma Saura, è orribile quello che ho detto. La la, King of the Milfs, proprio. Vabbè, non concentriamoci su quello che ho detto prima. Diciamo, dicevo, posso battere la mamma tranquillamente, senza troppe preoccupazioni. E adesso posso uscire di qua. Qua ci abbiamo detto che era Hanged Man, ok, va bene. D'accordo, qua non c'è niente, io butto una bomba qua, nel senso, butto a caso che c'è qualcosa di figo. A questo punto possiamo tornare indietro, finire il piano per... Ah, bene, vedi che ci sono delle varie cose interessanti. Madonna, che stanza ricca. Una stanza ricchissima questa. C'è una passiva, un'attiva inutile. Porca vacca. 5 bombe, tra l'altro. Wow. Un'altra cosa? No, peccato. Chiedevo troppo. Andiamo avanti, non posso intanto, vabbè, magari metti caso che prosegue. No, mango per la cippa, ok. Vabbè, io ci ho provato. Vedere se riuscivo a... se riuscivo a trasformare... The Emperor. The Emperor. Mi fa rimanere nella stanza cosa, quindi non è il caso. Mi ricordo più, ho un vuoto di memoria, vabbè, male che vada... Uso Emperor, adesso non trovo niente. Un altro Emperor. Mi volete far capire che è il caso di portarmi via Emperor, mi dici? Ma non mi fa ritornare da... Ho un vuoto di memoria. Non mi ricordo se Emperor mi fa tornare dentro la stanza ma con la possibilità di uscire oppure no. Non mi sembra, vero? Vabbè. Andrò in modalità demorio, no. Chi se ne frega. Non importa, tanto posso trovare un coso quando mi pare. Sì. No, questa non è la stanza giusta. Questa potrebbe essere la stanza giusta. Yes. Per un occhio. Non mi serve. Ok. Andiamocene via. Credevo ci fosse il fuoco lì. Andiamo dal boss, andiamo a battere mamma, poi proviamo ad aprire Emperor, vedere cosa succede. Butta caso che funziona come penso.
Ciao mamma. Aia, mamma. E tanto non me ne frega niente, sinceramente, di prendere danni ora come ora, però potrebbe essere comodo non subirne per il futuro, visto che considerato che sono sicuro che poi a un certo punto quando comincio a prendere danno cominciano anche a sparire le vagonate di cuori rossi che mi arrivano costantemente in questi primi piani, un po' come in Enter the Gungeon, come in Enter the Gungeon, quando sono tranquillo e cago cuori rossi in giro per il mondo, poi magicamente tutti i cuori rossi del mondo spariscono quando sono in difficoltà. Mi sembra sacrosanto, no? Giusto? Oh, oh no, vabbè, fa lo stesso. Ci proviamo? Vedi? 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 No. Vedi? No. Vabbè, non importa, abbiamo perso un qualcosa. Cosa siamo diventati? Spun. Oh! Più 722 tra l'altro. Wow! Questa è una buona combinazione allora. Questa pillola cos'è? Ematemesis. Non è il caso. Aspettate un attimo. Nel dubbio. Io la sparo via, perché non si sa mai. Ematemesis adesso non è forse proprio la soluzione più giusta per sopravvivere, diciamo. No. Dopo, cosa ho raccolto tra l'altro in tutto ciò? Cosa sarei... Oh madonna, è andata in seconda fila. Lo so, cosa vedo? Vedo delle colonne, vedo delle robe strane. Cosa c'è? Non ce ne sono oggetti di gappi. C'è Firemind, maledetto bastardo. C'è la mitra. C'è il coso che mi fa tornare indietro gli oggetti. C'è Taurus. C'è il... Vabbè, ci sono tre famigli. Ok, va bene. Sta bene così, dai. Sta bene così, per il momento. Sto volentieri in questa situazione. Vediamo di andare velocemente, però non sto qua dentro all'infinito, anche perché non c'è bisogno di andare a cercare cuori, non c'è bisogno di andare a trovare niente di niente, quindi possiamo proseguire e andare a battere Mega Satana a questo punto, sperando che la combinazione di lacrime che mi dà, che mi daranno dal coso sia accettabile. Potrebbe non uscire sta roba, potrebbe uscire lo schifo. C'è da dire che è già uscito Soy Milk, quindi di conseguenza chi se ne frega, dovrei essere un po' più tranquillo in merito al danno. Dovrei riuscire a fare sicuramente non un punto di danno come è successo nella stanza precedente, nel piano precedente. Però sai tu, no, perché l'ho fatto? Vabbè, fa lo stesso, non importa. Sono abbastanza potente da poter sopravvivere a queste cose senza morire di OCD. Sto migliorando un pochino. Queste mosse prima mi avrebbero fatto venire il volto a stomaco, ma mi avrebbero fatto strappare i capelli. Ma obiettivamente in questo caso non è sta cosa così aberrante. Su, dai, forza. Ecco, il fatto che siano andati meno casuali non mi esalta. Prenderei un cuore nero intero di danno. Queste pillole sono pretty fly, che non mi servono, perché non mi servono. Però, oh, questo era un telepizzo, ho sbagliato. Ciao Taurus. Non mi serve Taurus, fa anche poco danno, tra l'altro. Mamma mia, quasi danno. Danno, ok. Dicevo, quasi danno. Quella goccia mi ha mancato di un niente. Ecco. Range up. Why not? Magari serve dopo. Mom's Locket non è proprio quello che voglio. Ho lasciato qualcosa per terra, vero? Beh. Chi se lo ricorda più cosa ho lasciato? Ho anche la ricerca automatica dei colpi, a quanto pare. Credo di sì, in alcuni casi. Cos'è? The Lovers. Può essere utile. Senza ombra di dubbio. Justice lo prendo già così, nel dubbio. Oh, che palle. Queste stanze in cui non ho potere... Oh, invece no, vedi? Si sono alzati tutti. Sono dovuti inchinarsi a me. Questa non no. Andiamo dal boss, battiamo il boss, cerchiamo di non prendere danno e poi ne parliamo. La la, ecco niente, scherzavo, dicevamo non prendere danno, eh? Ok, va bene, d'accordo. Juice, volentierissimo. It leaves.
detto infame. Scusate. Ho preso un danno da spawn killing. Lo sapevo che spawnava lì, però un po' da stronzi. Poteva resistere. Siamo al laser, l'ho preso in pieno di nuovo. Ok, tutto a posto. Andiamo a recuperare un po' di cuori là, perché non si sa mai, perché lo so che poi finisce male. Non voglio perdere. A proposito di perdere tutto qui. Vabbè, d'accordo. Due cuori. Riempiamo tutto e abbiamo vita piena rossa. Non è proprio quello che consiglia il medico, eh? Su, ok. Non è quello che consiglia il medico, però. Vabbè. Per divertirsi un po', cosa sono diventato? Fungi. Oh, shit. Quanto faccio? 7,34. Onesto. Il danno è accettabile. C'è sicuramente il cemento, rubber cement. C'è sicuramente number one. Vabbè, c'è sicuramente il mio adorato Lil Gurdy. Ah, c'è Bumbo. Buongiorno Bumbo, la prossima volta te li lascio i soldi, stai tranquillo. Anzi, se dobbiamo fare le cose per bene. Oh, buongiorno. Dobbiamo fare le cose per bene. Le facciamo per benissimo, non per bene. Facciamo raccogliere tutte le monete esistenti sul pianeta. Adesso li faccio anche bombardare queste. Esci fuori con delle... No, niente. Esci fuori con delle monete, no. E questo... No, aspettate. Andiamo a vedere se in giro c'è qualcosa di figo. E poi ne parliamo. Qua non ci sono rocce. Tanto preoccupiamoci di ucciderne uno, poi ne parliamo. Vai, Gurdy! Scelgo te! Ui! Grande. Allora, Joker. Buongiorno, Joker Card. Cosa c'è di bello qua? Perché no? Sarebbe un po' di divertimento, dai. Ci divertiamo un po'. Rendiamo le cose un po' più difficili, dai. Tolgo 4 cuori di mia sponte. The Magician. 4 cuori di mia sponte, così, per divertimento. Per rendere le cose un po' più complicate, ma per avere wow. Vai Bumbo, mangia che è buono. Qua, guarda, ce ne sono due. Vieni qua sopra. Ho scelto di prenderlo. Guarda quante roccettine. Ma sì, scoppia tutto. Tra l'altro ho le bombe di Bomberman. Mi sembra piuttosto evidente, direi. Ho raccolto tutto praticamente io. Non devo raccogliere niente. Ho raccolto tutto io quasi. Mi volete dire? Spero di essermi sbagliato. Bumbo, ce n'è un altro lì. Yeah. Big Bumbo. I have a big Bumbo. Battuta. Scusate. Quanto manca? Questo ancora. Ok. E via. Ho un'altra. No, questa è un'attiva. Vai Big Bumbo, vieni a prendere questi. Anche questo. Credo di essere arrivato al massimo, in realtà. Big Bumbo. Invece di Big Bamboo, I have a Big Bumbo. Opla. No, ho preso una moneta, scusa. Scusa, Bumbo. Guarda quanta roba, Bumbo, mangia che buono. Cosa ho fatto? Mangia che buono, mangia che è buono. Yeah, sei felice? Guarda che faccia soddisfatta che c'è il mio Bumbo. Andiamo a prendere il coso, perché direi che è livellato al massimo. Quindi possiamo anche andare su, battere Isaac, sperando di non far vaccate. Tanto ci si è attaccato Bumbo alle chiappe, quindi credo che... Boom! Tra l'altro, boh. E via di qua.
Let's go! Anche mini coso è rimasto lì. Contemplare. Come si chiama? Non lo ricordo più. Lil Gerdy? No, ho avuto un momento di vuoto totale, non mi ricordavo come si chiamava. C'è tutto? Sto lasciando qualcosa, sicuramente. Sto sicuramente lasciando qualcosa. Non importa. Sta bene così. Andiamo alla chest, ci facciamo tutta la chest, direi. Perché credo di poterlo fare. Vediamo un po' cosa mi dà. Ho paura, devo dire. Sono diventato Gappy. No, sono diventato mamma. Ho più danno di prima. Ho number 2. Oh, cazzo, ho number 2. Ho cose strane. Ho tante. Oh. Ho tante. Mettimelo i due fagioli, eh. Due fagioli? Ma mettimeli. Due fagioli. Nel senso, cioè, se volete, me li mangio due fagioli. Vabbè, non importa. Giga fart sarebbe figo, però sono curioso. Ma sì. Scorreggiamo in giro per il pianeta. Boom! Ah, ho anche i. Non ho capito. Cosa ho sparato in questo momento? Ho preso danno? Ho Curse of the picchiatore? No, come si chiama? Ho Curse of the mi faccio molto male? No, spero di no. Spero di no. Ho Curse of the maledetto bastardo ogni volta che prendo danno mi escono 500 bombe addosso. Spero che non sia. Curse of the Tower comunque. Oh, questa sarà una soddisfazione. Nel frattempo, datemi un secondo per soddisfare i miei desideri omicidi. Ok, perfetto. Non si capisce niente. Oggi era troppo tardi. Vacca boia. Non si capisce. Ormai non è più comprensibile cosa abbia raccolto. Non si sa più. Non è più possibile saperlo. Chissà che diavolo ho. Chissà cos'ho. Wow! Oh, come mai non ho preso danno? Non ho mai capito perché non ho preso danno in realtà. Me lo meritavo. Vabbè, non importa. Telepills non mi interessa, mi interessa Gera. Metti caso che mi esce fuori un altro cuoricino. Io. Un altro cuoricino, un'altra cassa, io prendo volentieri. Aia, maledetto Secret of the Tower tutta. All day long proprio. Proprio. Oh, Curse of the Tower del mondo supremo. Potrei avere Pyromaniac però. Perché non mi sembra. Fatemi fare una prova. Sì, ho Pyromaniac. Sì, ho evidentemente Pyromaniac. Perché sembrava strano non aver subito danni, ma danno mai dalle bombe che uscivano. Beh, trip ovviamente no. Questo cos'è? Infested. Gera, guarda, ho Gera. Se soltanto avessi la carta. Se soltanto avessi la carta mi potrei divertire un sacco. Ma un sacco proprio, proprio. Proprio un sacco, un sacco. Peccato. Vediamo, magari lo trovo, eh. Con un po' di culo. Con un po' di buccia di culo la trovo. Metti caso che. Okay. Non mi ha dato niente. Tristezza. Ma se io faccio. Ullala. Me lo ricorderò secondo voi. Ah no, peccato. Ci tenevo tantissimo. Vabbè, fa lo stesso. Non mi ricordavo che adesso questa cosa l'hanno risolta. Che Passage non fa più. Non fa più l'estate. Non fa più il piano per ritornare di nuovo alla chest. Peccato. Peccato. Sarebbe stato carino. Mi sarei divertito. Tra l'altro, non ho capito perché prendo danni dalla cacca di. Scusate un po'. Ma come? Perché prendo danni dalla cacca di coso? Non ha senso. Vabbè. Ho Pyromaniac ma prendo danni dalla cacca di. Dalla cacca che faccio di number 2.
Sono delle robe strane questa run. Direi che è abbastanza strana questa run. Cosa dite? Siamo ritornati con una run un po' stranuccia, giusto un pelo, no? Niente stranuccia. Ok, io sto cercando la carta bianca, la blank card. Sarebbe carino, ci terrei tanto. Me lo concedete? Vision, one vision. Queste io li tengo perché metti caso che posso rirollare. Tutto a caso. Tra l'altro quella lì non la posso non posso moltiplicarla con Gera perché è un piedistallo e non è una cassa, ma non esce una cassa mai nella vita. Abbiamo deciso che proprio non è questione, non è per me la cosa. Questa è Poison, come si chiama anche tra l'altro? Venom qualcosa? Venom Kiss? Snake Kiss? Non mi ricordo il nome preciso. Se all'entrata della stanza già i nemici incominciano a subire del danno da avvelenamento per via di una nuvola di veleno che li colpisce. Questa è la stanza segreta numero 1 più scarsa, ma numero 2 più scarsa che io abbia mai incontrato. Infested lo uso giusto perché mi diverte. Io sto ancora cercando una stramaledettissima aia. Adesso prendo danni, non capisco. Vabbè, una stramaledettissima cassa. Allora, cos'altro? I Watts. Se provo qua invece. Niente, eh. Ho detto magari. Magari in qualche modo lo posso fare. No, evidentemente no. Andiamo un attimo prima a finire tutti i piani, a finire tutte le stanze, poi ne parliamo. Intanto battiamo lui, tanto chi se ne frega. Non credo ci voglia molto. Aia, nel frattempo. Non so cosa mi abbia colpito, ma mi ha colpito bene. Ok, non è ancora morto. Ah, credevo di averlo colpito molto più forte. Ma credevo di fare molti più danni in realtà. Ok, va bene, tutto a posto, non è successo niente. Cerchiamo di non aprire la cassa, magari. Ok, amnesia non è il caso. Via con Gera. So, adesso backtracking to the extreme. Devo tornare su da sta parte e poi devo andare dritto. Quindi vado a prendere prima questa e poi vado su dritto. Cosa c'è di bello? Niente che in realtà mi interessi dal punto di vista. Però potrebbe darmi sempre. Oh mamma mia, potrebbe darmi sempre una cassa. Pur sempre una cassa. Aia, cosa? What? What happened? Guarda quante batterie. La soddisfazione che potrei avere usando una blank card in questo piano. Mamma mia. Quali grandi soddisfazioni. Guarda quante batterie. Cos'è questo? Pertro. Yes. Ok. Andiamo avanti intanto. Potremmo rirollare qua già. Ma rirolliamo già qua. Non c'è niente che mi interessi. Tanto ero convinto di averlo. Questo è Percano. Ero convinto di avere già continuum. Invece no, a quanto pare. Perché ogni tanto le gocce vanno. Ah, devo avere tipo qualcosa tipo la torta. Sì, è probabile. Potrei avere tipo la torta. Sì. Molto probabile. Dai su, che intanto non ce n'è problemi. Non siete nulla in confronto a me. Chiave giusto per far punti. Siamo a 27.363 punti, che non serve, però. Ah, c'è ancora una stanza. Ho una possibilità ancora. Una. Per trovare una cassa. Su cosa sono salito? Non ho ben capito. Niente, eh. Non mi volete dare questa soddisfazione. Va bene. Questa non mi serve. A questo punto andiamo a prenderci questa. C'è nient'altro da vedere. Le due stanze segrete l'ho viste, questa l'ho vista.
lo spreco, tanto inutile, non serve a niente. Prendo continuum a questo punto, visto che non ce la ho, a quanto pare questo potrebbe essermi utile sicuramente più di quello. E che cos'altro posso portarmi a casa? Basta, ci sono 25 monete in giro, lo so, sono consapevole. Anche se qualsiasi cosa abbia lasciato dietro, non importa. Andiamo a prenderci giusto i cuori per arrivarci a vita piena. Perché non si sa mai. Metti caso che impazzisco come al mio solito. Ok, go. Ciao Mega Stan. Non Mega Satan, Mega Stan. Non so perché, non so, è un meme. È un meme di internet che è nato. Oh, buona idea, alla fine. È un meme di internet che non so da cosa sia nato in realtà, ma è un meme che è stato creato da community di The Binding of Isaac. Probabilmente qualcuno ha sbagliato, forse Edmund stesso in un blog. Adesso poi cercherò di informarmi un attimino di più su sta cosa. E adesso molti chiamano Mega Satan, questo insomma, Mega Stan come Stan Lee, il creatore del fumetti Marvel. Oddio, potrei morire se sbaglio. Se sbaglio potrei rischiare la ghirba. È Marvel, vero? Sì, è Marvel, sì. Sì. Stavo entrando in un coacervo di follia. Poteva portarmi veramente alla morte per uccisione da parte del mio fandom. Potevo rischiare veramente grosso. Sì, vabbè, io non sono un grande appassionato di fumetti. Mi sono sempre stato curioso del background dei vari personaggi. Sempre adorato informarmi sul background dei vari personaggi, ma non tanto dei fumetti. Io sono arrivato. Ho letto Topolino per anni, ma niente di più. Per secoli, millenni ho letto Topolino. Ma non molto di più. Però ho letto le varie storie, ho letto Civil War, ecco. Civil War l'ho letto, l'ho visto, mi è piaciuto tanto. E ero molto curioso, mi incuriosiva tantissimo l'idea che c'era dietro. E non mi ha deluso. Scusate, sto cercando di capire dove sono, ok. Questa cos'è? Of Diamonds, va bene, raccolgo tutto quello che c'è da raccogliere. Io non ho idea di dove sia in questo momento. Più che altro non riesco a trovare una via di uscita. Non so perché stavolta non riesco a trovare. Ok, è morto. Bene, raccogliamo anche questo per dare spregio verso il prossimo. Raccogliamo tutto, bene, bene. Quindi, se vi è piaciuto il video cliccate mi piace. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, condividete con persone a cui può interessare questo genere di cose. E non vedete niente? Sì, statelo vedendo. Lo state vedendo, gli indirizzi sono qua in alto a sinistra. E noi ci vediamo alla prossima puntata. C'è anche Reddit, ovviamente, reddit.com/r/indiebank, Reddit dell'Indiebank, dove ci sono un sacco di cose assurde. Vi consiglio di andare a vedere perché ci sono un sacco di cose, un sacco di persone. E la community è il posto ufficiale della nostra community dell'Indiebank, è meravigliosa. E siete meravigliosi. E direi che per il momento è tutto. Il computer è retto fino alla fine. E andiamo! Forse posso registrare The Binding of Isaac regolarmente per il momento. Quindi tipo nel weekend faccio tipo 5 puntate di The Binding of Isaac. No, forse no, vabbè, vediamo. E quindi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ta-ta!